Ministro, allora le sue parole alla platea di ingegneri. Eccomi. Allora, ringrazio per l'invito ed è il primo a cui accetto di portare un saluto, perché ovviamente essendo in ufficio da 4 giorni e mezzo prima di affermare preferisco studiare, capire e organizzare la squadra, perché non ci sono ancora viceministri, segretari, ho nominato un capo di gabinetto, però c'è lo staff da completare, quindi serviranno una decina di giorni, però alla vostra iniziativa non ho potuto dire di no, anche se intervenire dopo la pausa pranzo su una nave da crociera è abbastanza impegnativo, e quindi spero di svolgere la funzione del caffè per 2 minuti, perché non... La sala ora si è riempita, quindi la ascoltano sicuramente con interesse. È stato un passaggio ordinato con il ministro Giovannini, insomma, ha tutti i dossier in mano? L'ho incontrato settimana scorsa, lo incontrerò ancora settimana prossima e mi piacerebbe incontrare anche gli ex ministri che hanno avuto esperienze prima di me, quindi la De Micheli, Toninelli, ho incontrato l'ex ministro Lunardi, perché la legge obiettivo è ancora qualcosa i cui frutti si toccano con mano oggi. C'è un ministero da organizzare per quello che riguarda da rilanciare. Il mio obiettivo è che nell'appaltistica contino sempre di più gli ingegneri, perché oggi devi avere un buon avvocato. Ecco, io preferisco avere un buon avvocato, ma soprattutto puntare su un buon ingegnere, perché anche un piano... questo lo dico perché quando io mi sto studiando il dossier delle 117 opere commissariate, vuol dire che quando devi nominare 117 commissari, o meglio, quando devi nominare dei commissari, perché io ho trovato una situazione abbastanza bizzarra dal punto di vista manageriale, ci sono alcuni commissari sulla cui scrivania ci sono fino a 13 opere da accelerare e da seguire, io mi domando o abbiamo a che fare con Superman oppure vuol dire che c'è un sistema che non funziona. Colgo lo spunto del presidente Zambrano e gli chiedo in diretta la disponibilità di vederci già settimana prossima al Ministero, perché la bozza del nuovo contratto degli appalti, del nuovo codice degli appalti, deve avere migliorie, risposte, soluzioni e arrivo in Consiglio dei Ministri nell'arco di poche settimane. Io ringrazio il Consigliere di Stato perché già ci sono il 30% di parole in meno rispetto al codice precedente, quindi avere un terzo di scritto in meno è qualcosa di importante. Ci sono degli spunti utili, ripeto, per avere un po' di ingegneri in più e un po' di avvocati in meno. Innanzitutto si parla di risultato, fiducia e mercato come principi fondamentali. Io sto approfondendo i dossier sulla semplificazione, sull'aumento della discrezionalità, sulla digitalizzazione, sugli appalti sotto soglia, su tutto quello che non funzionava in questo benedetto codice degli appalti. Quindi, Presidente, se vuole già settimana prossima, siccome i tempi sono ristretti, un ragionamento su quello che si può apportare come miglioria a questa bozza, assolutamente la discutiamo insieme. Io ho già incontrato colui che coordina il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, andrà nominato la struttura tecnica di missione, quindi ho intenzione di affiancarmi sia al Ministero, io lo chiamo ancora MIT alla vecchia maniera, poi però no, non parlo di semantica perché nella prima settimana del nuovo governo si è parlato più di aggettivi, desinenze e articoli che non... Vabbè, Ministro, a lei è andata bene, insomma, dai, bene o male è rimasto quello il Ministero, insomma, non... A parte qualcuno... Sì, però... Sì, c'è il dibattito sul grammaticale, perché Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, quindi c'è il plurale dopo il singolare, però non mi appassiona. Pur no, assolutamente. Fatto. Senta, invece, allora, Zambrano l'appuntamento glielo dà, va bene, sì, no? Grazie, sicuramente. Tra l'altro, proprio stamattina abbiamo fatto una tavola rotonda con esperti in cui abbiamo anche dato il nostro contributo come ingegneri proprio sul codice dei contratti. Quindi intorno alle 11. Siamo preparati. Ecco. Alle 11 io ero al telefono col mio omologo francese per alcuni dossier da accelerare. C'è il tema della TAV,
per recuperare dalla Commissione europea tutti i denari promessi, c'è il tema della Cuneo Ventimiglia, siete a Genova, lì devo dire che c'è un'amministrazione locale testarda, gagliarda e concreta, perché parlare di diga foranea, parlare del nuovo waterfront, del terzo valico, della gronda. Io ho incontrato il direttore generale di Autostrade per l'Italia, perché c'è un'infrastruttura sostanzialmente già finanziata e mai partita per paura di firmare, e di questo ho parlato anche col nuovo ministro della giustizia, perché il terrore della firma sia per i tecnici che per i politici è qualcosa che non può più essere, quindi rivedere il ruolo della Corte dei Conti, rivedere il sistema dell'abuso d'ufficio, del danno erariale, significa accelerare, firmare e prendersi delle responsabilità. Ecco, altrimenti Salvini, bisogna andare molto in fretta sul codice degli appalti. Lei ha detto, al di là del fatto di incontrare Zambrano, gli ingegneri, ha detto andrà presto in Consiglio dei Ministri, può già dare dei tempi? Ma guardi, io qua ho la deadline, perché a me piace avere tempi certi. Qua bisogna arrivare per l'approvazione preliminare in Consiglio dei Ministri ai primi di dicembre, quindi siccome siamo a fine ottobre vuol dire che fra fine ottobre e novembre bisogna chiudere la partita, perché poi ci sono i passaggi con la conferenza unificata, con le commissioni parlamentari. La deadline è quella del 31 marzo per rispettare le scadenze del PNRR, quindi vuol dire che il tempo è denaro e già settimana prossima bisogna vederci, anche perché fortunatamente l'entrata in vigore sarà certa, perché l'idea è quella di un codice autoconclusivo, autoapplicativo, che non avrà bisogno di altri 6.000 passaggi. Certo, senta, ha citato il PNRR, su questo siamo in ritardo o no? Che situazione ha trovato? Poi lo sa che all'inizio si era detto che lei era stato scippato dal Ministero, poi facendo i conti in verità la torta più grande, 40 miliardi, sono alle infrastrutture. Su questo no, che problema... Il problema che non vi devo insegnare, perché anzi lo racconterete voi a me, è che con l'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, evidentemente se un'opera pubblica costava 10 e adesso il costo arriva a 20, o rivedo i termini economici oppure le aziende non partecipano se non hanno convenienza economica a farlo. Però io sono assolutamente ottimista e fiducioso. Non sapevo che la retribuzione, lo stipendio dei dipendenti e dei funzionari e degli ingegneri del Ministero di cui ho e avrò l'onore di occuparmi per 5 anni, sia fra i più bassi della pubblica amministrazione. Evidentemente non ne fa un'attrattiva straordinaria per dei professionisti, quindi in manovra di bilancio anche su questo proverò a intervenire, anche perché sono 3 ministeri in uno: ci sono i trasporti, ci sono le infrastrutture e i lavori pubblici, c'è la casa, che ho già incontrato il responsabile del dipartimento, quindi ci sono miliardi di euro a disposizione per la riqualificazione urbana e per i PINQ, assolutamente questo è prioritario. Ci sono alcune grandi opere, voi citavate il ponte sullo stretto, io ho visto che i primi documenti ufficiali sono del 1969, io sono nato nel 1973, quindi per me sarà un impegno e un orgoglio arrivare finalmente alla definizione del progetto e all'avvio dei lavori di qualcosa che porterà il nome dell'ingegneria italiana in tutto il mondo. Ministro, ma su questo non... anche lei si sente di dare dei tempi sul ponte sullo stretto, perché lei ha detto il ponte sullo stretto costa più non farlo che farlo. Che cosa vuol dire? Anche su questo se le immagina dei tempi, sogna dei tempi di realizzazione? Quando si parla di un'opera pubblica c'è poco da sognare, ci sono tempi e costi, però l'insularità a siciliani e calabresi costa 6 miliardi di euro all'anno, cioè la mancanza di un collegamento diretto per le merci, per lo studio e per il lavoro. Io ho già fatto, lo dico a voi in anteprima, perché i colleghi giornalisti non lo sanno e certe cose vanno prima fatte e poi dette, ho già fatto la prima riunione operativa informale riservata con una decina di ingegneri, docenti universitari ed esperti di tutta Italia su questo tema, perché quando uno mi dice non si può fare, o me lo certifica oppure io voglio andare fino in fondo. C'è già un'ipotesi di costo, c'è già un'ipotesi di tempistica,
Qua però abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, con un esborso per il contribuente italiano in questi anni per un non ponte di 300 milioni di euro, però un progetto c'è. Io ho trovato che uno degli ultimi atti del governo uscente a settembre, se non sbaglio, sono altri 50 milioni di euro per studiare altri futuribili progetti. Io penso che i soldi se ne siano spesi abbastanza e conto che nei prossimi mesi ci sia finalmente, dopo 50 anni d'attesa, una parola certa. La politica si deve prendere le responsabilità di scegliere e poi saranno gli ingegneri, certo, e gli operai. Ce le vuole dire poi dopo, parliamo di altro, l'ipotesi di costo e l'ipotesi di tempo del ponte sullo stretto? Eh no, se vi dico tutto oggi cosa ci raccontiamo la prossima volta? Quindi non una cosa per volta. E a parlare, era l'unico qui, giornalista in sala. Poi appunto, siccome sono giornalista iscritto all'ordine, non mi fido dei miei colleghi, quindi scherzi a parte, prima voglio avere tempi e dati e poi ne parliamo, però ripeto, penso che potrebbe essere un simbolo, come è stato il ponte di Genova, che da una tragedia che non si può e non si deve ripetere ha dimostrato quanto l'Italia e la sua ingegneria possano dare lezioni al mondo. È vero che oggi sarebbe il ponte a un'unica campata più impegnativo e ambizioso al mondo, però se non abbiamo ambizioni noi, questo vale anche per il ritorno al nucleare. Quindi noi abbiamo parlato molto di ritorno al nucleare qua, ma voi ci state seriamente pensando? Assolutamente sì, e non possiamo essere l'unico dei grandi paesi al mondo che per ideologia si autolimita dicendo di no al nucleare. Anche su questo stiamo lavorando. Ecco, a me piacerebbe che il MIT diventasse un punto di attrazione, di innovazione, di ricerca e di ideazione del futuro, non solo il rinnovo delle concessioni autostradali con tutte le polemiche. Siete su una nave, ovviamente il buon Dio ci ha messo in mezzo al mare, c'è il sistema della portualità e della logistica che può essere un volano incredibile. Pensiamo non solo a Genova, pensiamo ad alcune incompiute come Gioia Tauro e alla ricchezza e alla forza che potrebbero portare in dote al nostro paese. Oggi col collega francese parlavo dell'accelerazione dei tempi per la TAV, ma nelle prossime settimane conto di visitare anche il Brennero e di avere la posa della prima pietra, ripeto, anche per un'infrastruttura fondamentale come la Gronda di Genova. È chiaro che il ponte non è la soluzione, è un pezzettino del puzzle, perché occorre l'alta velocità in Sicilia, così come occorre ultimare l'alta velocità fino a Reggio Calabria, però certo. Ripeto, a me e mi taccio perché non voglio rubarvi tempo e perché poi mia figlia esce da scuola fra 5 minuti e se non vede il papà si preoccupa giustamente, conto che in sala ci siano persone che nei prossimi 5 anni siano protagoniste di un rinascimento che non si curi solo di manutenzione ordinaria e straordinaria, che è sì fondamentale, incontrerò i vertici di ANAS, di Ferrovie dello Stato e di RFI, ma che soprattutto il MIMS o MIT, che dir si voglia, diventi polo di innovazione, di avanguardia e di modello per l'Italia nel mondo, perché gli ingegneri italiani non hanno niente da invidiare a nessun collega europeo. Ministro, grazie, la lasciamo a sua figlia, grazie per essere stato con noi. A settimana prossima. Grazie, ci sarò, signor Ministro. Zambrano ha già segnato in agenda.